E allora, come promesso, l'approfondimento del pomeriggio per Advisory Update. Ci concentriamo su un mercato che abbiamo già affrontato e raccontato più volte, quello del fintech, ma ovviamente lo decliniamo in un modo particolare e tra poco vi raccontiamo che cosa e con chi. Parliamo anche indirettamente di smart working perché, come vi ho anche anticipato, oramai è un periodo in cui se ne parla poco e c'è stata la notizia dello smart working che ha occupato telegiornali quotidiani anche in virtù del fatto che doveva garantire una certa produttività e forse, quantomeno in Italia, non l'ha garantita al 100%. Sta di fatto che c'è qualcuno che ha deciso di andare oltre, anche perché poi dallo smart working siamo passati al cosiddetto south working, insomma. Però partiremo da qui per poi passare a parlare più nel dettaglio appunto del mercato fintech, raccontandovi quello che spesso facciamo, cioè una storia di business che parla italiano. E allora, intanto do un benvenuto all'ospite che è qui in studio, Antonio Lamura, Country Manager Italia Finom. Antonio, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi per avermi invitato e per poter raccontare le vostre iniziativa. Oh, iniziativa che è particolare perché appunto si passa dallo smart working a quello che voi avete definito programma Work and Swim. Chi mastica un pochino l'inglese forse ha già capito di che cosa si tratta, ma lascio a te la parola così ci spieghi meglio che cos'è e come vi è venuta questa idea, anche magari che cosa, insomma, che eventuali benefici oppure non benefici abbia portato questa iniziativa. Work and Swim. Sì, grazie. Parto dicendo che non benefici non ne ha portati, quindi okay. Partiamo dicendo malefici, che è un'iniziativa. No. Malefici okay. Non ce ne sono stati, okay. Sicuramente il periodo è difficile anche per un'iniziativa di questo tipo, per cui tutto viene fatto in totale sicurezza e nel totale rispetto della situazione. Però nasce da un presupposto. Finom è una realtà, è una startup fintech nata nel 2019 che lancia il proprio prodotto nel 2020 e, come tutte le realtà di questo settore, cresce molto velocemente nel 2020, che non è stato sicuramente l'anno migliore per poter consentire al team di lavorare insieme, di lavorare nello stesso posto, tant'è che siamo nati in modo molto sparpagliato per tutta Europa e siamo passati da un team di 30 fino a un team di oltre 100 persone che provengono da 11 nazionalità, per cui dopo circa un anno che lavoravamo a distanza, e devo dire la verità ci siamo anche riusciti molto bene perché nel frattempo abbiamo lanciato il prodotto in Italia, il prodotto in Francia e in Germania, il nostro board ha deciso di offrire ai propri dipendenti, anche un po' per premiarli il lavoro svolto in una condizione straordinaria e anche difficile, cioè non tutti abbiamo case grandi dove abbiamo potuto allestire il nostro ufficio, abbiamo lanciato questa iniziativa Work and Swim che è basata a Cipro, dove noi abbiamo una delle nostre sedi soprattutto per lo sviluppo del prodotto, e che consente a tutti i colleghi di potersi trasferire per un mese, di poter lavorare da uno dei nostri uffici, assolutamente quindi parliamo dell'ufficio di Cipro. Ufficio di Cipro, quindi in che modo? Nel senso che voi che cosa, quali spese avete coperto? Per allora, questa... l'azienda copre la spesa dell'appartamento, okay. Chiaramente le spese di viaggio e di vitto sono a carico del collega che intende trasferirsi, sì. Chiaramente a disposizione anche un ufficio, per cui non si richiede alla persona poi di lavorare necessariamente da casa, ma c'è anche la possibilità di incontrare proprio i loro colleghi. Consideriamo anche che un mese per alcuni è un periodo molto lungo, soprattutto per chi ha famiglia, è un periodo molto lungo per decidere di spostarsi, per cui visto che ci sono situazioni in cui anche il compagno o la compagna è in smart working, questa possibilità non è estesa al singolo collega, ma è estesa o a interi team di lavoro oppure a tutta la famiglia della persona che decide di trasferirsi. Perfetto, e questo periodo oramai si è esaurito, nel senso che certo. Siamo, insomma, quando c'è stato, scusate, la scadenza? No, in realtà è un periodo attivo, anche attivo. Esatto, non è un periodo limitato all'estate, ma è un okay. periodo che va avanti, chiaramente per adesso ci siamo concentrati in questa
in questa stagione gli appartamenti attualmente sono pieni, sono 3 appartamenti, ci sono prenotazioni fino a novembre, noi diamo poi la priorità proprio ai colleghi che hanno famiglie, che quindi vogliono trasferirsi lì con la famiglia e quindi per adesso sta funzionando, è un modello che sta funzionando. Decideremo poi se mantenerlo per l'intero anno oppure se limitarlo soltanto alle stagioni estive. Beh, comunque, insomma, il fatto che ci siano prenotazioni fino a novembre vuol dire che l'idea funziona. Non so se avete già avuto magari modo anche di parlare con chi ha già usufruito di questo periodo, di questa opportunità ed è tornato dicendovi, ragazzi, tutto bene, grazie, oppure magari è stato fantastico, ma vi do qualche magari suggerimento per migliorare. Insomma, avete avuto dei ritorni? È ancora troppo presto, credo, perché è un programma che è partito comunque di recente e stiamo sicuramente ci saranno dei miglioramenti, dei cambiamenti, dei feedback positivi e negativi, ma vedremo un po' come si evolverà. Sicuramente sono tutti contenti, ecco, cioè mi sento di dire che difficilmente è un'iniziativa che può, come dicevo prima, provocare dei problemi. Certo, certo. E allora da qui proviamo a rientrare nell'area su cui Finom si muove, quindi il settore appunto fintech, iniziata come startup, e ti chiedo, cominciamo a cercare di capire questo settore, come è riuscito, in che modo è riuscito a superare il periodo diciamo Covid, probabilmente questo periodo è ancora in corso, ci siamo, io spero di no, ma insomma illusi di aver iniziato la ripresa dell'attività e quindi l'uscita dal periodo Covid, forse è più facile, più corretto dire che il periodo della ripresa dell'attività prosegue, ma non al di fuori del periodo Covid, vedi la variante Delta che in qualche modo sta mettendo alla prova attività e anche la politica sostanzialmente, che deve decidere il meglio insomma per tutti quanti, e quindi ripresa dell'attività all'interno comunque di un periodo Covid che continua a essere di emergenza, continua a essere tale. Fintech e ovviamente anche Finom, che peraltro vedo insomma impegna oggi oltre 100 persone tra i vari paesi occupati. Sì, allora ti dirò un qualcosa che non so come potrebbe suonare, ma sicuramente il Covid ha portato nel settore dell'economia un grande impatto, un grande sconvolgimento, e ha un po' obbligato gli operatori economici ad adattarsi alle richieste del nuovo, diciamo, alle esigenze che quella condizione stava portando. Certo. Banalmente parliamo di videoconference, parliamo di stipula di contratti a distanza e parliamo anche dello stesso banale utilizzo dei servizi di internet banking o dei servizi della possibilità di disporre di operazioni finanziarie direttamente online. In questo contesto diciamo che il fintech si è trovato pronto ad accogliere questo nuovo tipo di esigenze, per cui il settore ha visto soltanto una grande crescita, una forte crescita, generata dal fatto che il trend era già, o meglio il settore è nato già diversi anni fa, è nato nel 2016, per cui ha avuto semplicemente un consolidamento o una conferma della sua bontà. Tra l'altro Finom in questa situazione, offrendo servizi finanziari e di fatturazione elettronica ai propri clienti, nasce digitale e nasce, diciamo, a disposizione dei propri clienti tramite web app e tramite app mobile fin da subito. Per cui conversioni particolari e anche quasi scioccanti, diciamo così, non ce ne sono state? Assolutamente no. Per assurdo, quello che poi ha funzionato tanto nel nostro caso, essendo nati proprio in questo contesto, è la nostra live chat, perché nonostante noi abbiamo un servizio totalmente digitale, completamente digitale, offriamo ai nostri clienti un servizio di comunicazione, di supporto tramite chat appunto, con però delle persone reali dietro che assistono il cliente
in tempi rapidissimi, abbiamo tempi di risposta inferiori ai 2 minuti, ma al di là di questo riconosciamo proprio nel cliente una volontà di mantenere quel contatto umano nonostante l'utilizzo di servizi totalmente automatizzati, totalmente digitali, e quello che ci siamo detti prima. Per cui confermo questo trend crescente del settore, e anche se vogliamo chiamarlo di salute a livello internazionale, a livello globale. Poi è necessario fare delle dovute precisazioni. Fortunatamente abbiamo ricevuto, anzi o meglio ringraziamo l'associazione Italia Fintech, che di recente ha pubblicato i dati di un osservatorio insieme anche al Politecnico, dove si mostra proprio questa crescita partendo dal settore del finanziamento alle imprese, che anche quello sta diventando sempre più rapido e sempre più digitale, fino ad arrivare proprio all'utilizzo di canali digitali. Non parlerò in questo contesto delle criptovalute, perché quello è ancora un settore in estrema fermentazione e tanti cambiamenti anche, diciamo, regolamentari. Ti affascina? Assolutamente sì, io sono diversi anni, io ormai sono 8 anni che lavoro nel fintech, quindi il primo Bitcoin ne ho sentito parlare nel 2016. Come la prima numero uno, che è la moneta famosa di Zio Paperone, c'è anche il primo Bitcoin in fondo. Bisogna stare al passo con i tempi. Esattamente. Poi deve ancora dimostrare tanto, forse è un settore che sta prendendo delle derive diverse dalle premesse per cui è nato, così come anche perché la volatilità gli permette di andare su una deriva ma anche su un'altra nel giro di tipo una settimana, quando sul valutario invece devi aspettare mesi. Su motivazioni, diciamo, variabili che determinano questa fluttuazione, che non derivano necessariamente da motivi, diciamo, macroeconomici, molto certo. Spesso sono anche motivi che non c'entrano nulla con il settore. Detto ciò, però, quindi lasciando un attimo da parte il mondo criptovalute, che ha il suo valore, così come anche la blockchain, parlando un po' più dei servizi digitali alle persone fisiche e alle PMI, vediamo semplicemente una forte crescita, che è confermata anche dal mondo del venture capital. Nel sempre questo osservatorio di cui citavo in precedenza parla di 55 miliardi raccolti nel 2020, di cui in Europa sono un po' di meno, chi fa da apripista è l'Inghilterra con una raccolta di oltre 5 miliardi, ma paesi come la Germania e come la Francia sono anche lì, ci sono dei round milionari. In Italia nell'ultima settimana sono stati annunciati due grossi investimenti in Yapili e in Soldo di 50 milioni di dollari e 180 milioni di dollari, che purtroppo però non sono capitali che sono stati raccolti in Italia, ma sono imprese fondate da italiani all'estero, che a conferma anche della bontà delle iniziative degli imprenditori italiani, c'è ancora in Italia da fare per poter dare il giusto contributo, le giuste risorse a questo settore per esplodere, come sta avvenendo negli altri paesi. La stessa Finom ha raccolto nel 2020 16 milioni da investitori tedeschi e diciamo internazionali, però evidentemente statunitensi. Ma noi, Germania e Stati Uniti soprattutto? Come fondi, sì. Ok. Poi l'azienda è di base in Olanda, noi siamo partiti fin da subito paneuropei, per cui abbiamo coperto più mercati. L'Italia stranamente è stato il primo mercato, la nostra è una storia diversa proprio per questo, perché volendo attaccare l'intero mercato europeo, avendo l'Italia lo standard di fatturazione elettronica già obbligatorio per tutte le PMI, è stato un po' più facile, più sfidante, ma anche più conveniente, cioè un mercato con delle regole già più chiare. E bisogna poi ricordare che lo standard della fatturazione elettronica sarà esteso anche ad altri paesi dell'Unione Europea, secondo i tempi dei singoli paesi. Poi chiaramente la situazione, diciamo, il Covid ha rallentato l'implementazione di queste normative, però l'Italia è stato il primo paese in cui siamo entrati. Come l'avete, diciamo che così
Che clima avete percepito e quali sono i pensieri che avete ricevuto dalle piccole e medie imprese? Perché poi qua, se ti ricordi, la comunicazione sulla fatturazione elettronica, soprattutto agli inizi, era molto così negativa, non si capisce, c'è chi deve, magari chi ha dovuto effettivamente fare determinate riconversioni. Tu ci hai spiegato un po' come vi siete messi al servizio delle piccole e medie imprese, che in effetti forse possono anche aver bisogno di più facilità nel proprio lavoro rispetto ad altri, soprattutto in questo periodo. E quindi ti chiedo appunto che umore avete incontrato per quanto riguarda le piccole e medie imprese su questo aspetto. Allora, diciamo che i cambiamenti spaventano sempre, soprattutto quando i cambiamenti vengono imposti e non molto spesso, diciamo, quando si parla di digitalizzazione, si recepisce in modo diretto la bontà di queste iniziative, perché spesso l'innovazione spaventa, anzi, forse Certo. nella maggior parte dei casi l'innovazione spaventa. Per cui è chiaro che l'umore iniziale è sempre molto confusionario, è sempre molto indeciso il cliente quando si approccia all'utilizzo per la prima volta di un software di fatturazione elettronica, soprattutto quando si rende conto che la fatturazione elettronica non è la digitalizzazione di una fattura cartacea, è un qualcosa di più complesso nel quale si parla di agenzia delle entrate, di cassetto fiscale, si parla di codice SD, quindi c'è un po' di incertezza. Ma devo ammettere che dopo l'utilizzo, dopo aver iniziato ad utilizzare, dopo aver abbracciato un po' questo cambiamento, ci si rende perfettamente conto della comodità, prima di tutto, che questo strumento permette, ma poi delle infinite possibilità che possono esserci ulteriormente. Cioè noi abbiamo molti clienti che stanno pian piano o hanno già definitivamente eliminato il cartaceo e che stanno abbracciando anche le funzionalità che abbiamo introdotto di recente, come l'aggregazione di conto, la riconciliazione automatica fatta online o direttamente la connessione del commercialista senza dovergli inviare la fattura. Certo. Sembrano, diciamo, cose, banali, ma sono ancora molto consolidate nelle pratiche di gestione delle PMI italiane. Per cui il cliente arriva che è spaventato, ci conosce, conosce il prodotto, si fida del prodotto e a quel punto comincia ad amarlo, capisce qual è l'estremo vantaggio dell'utilizzo di questi prodotti digitali o chiamiamoli anche fintech, perché poi ciò che avviene nel mio ambito, che è nel nostro ambito, che è la fatturazione elettronica e il conto, la gestione quindi proprio un conto di pagamento, avviene anche in tutti gli altri segmenti del fintech per quanto riguarda i finanziamenti, per quanto riguarda l'invoice trading e quindi tutte le altre fonti alternative o altre cose che stanno succedendo all'estero, dove si parla già di accounting automation, di automatismo dei sistemi fiscali e quindi anche la possibilità di avere proprio previsioni che riguardano il pagamento delle tasse, che permette poi una gestione della liquidità, un'esperienza di gestione di liquidità aziendale completamente diversa grazie all'utilizzo di queste tecnologie. Col cartaceo purtroppo Eh beh, è insomma, complesso. ci si pece, è facile perché poi ci siamo passati tutti perdersi magari in qualcosa che non si trova o in una. Comunque Esattamente. sia, insomma, sono tante le variabili in cui ci possiamo imbattere con il cartaceo. Bene, e allora, grazie ad Antonio Lamura, Country Manager Italia Finom, per questa chiacchierata sul fintech, sui servizi a disposizione delle piccole e medie imprese e anche per questa iniziativa Work e Swim, scusate, lo swing è un'altra cosa, su cui magari torneremo appunto magari proprio quando è previsto insomma la scadenza o magari rinnovo e magari da Cipro vi spostate da qualche altra parte. Insomma, C'è una possibilità. non poniamoci limiti, Magari esatto. work and ski. Work and ski, perché no? Sarebbe Esatto. carino. Grazie ancora Antonio e Grazie a alla voi. prossima. Alla prossima.